life goes on without me, cause I ain't got nobody. Prepariamo. Carte. Momento. E chi è quest'ora? No, no, Marina, che Cafoni. Ma che c'entra Cafoni? Marina, lo sai come sono, scherzano, sono i miei amici. Marina, non ti arrabbiare, aspetta. Marina, fammi parlare. Oh. Marina, 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 chi non salta mogliettina, è lo schiavo di Marina, non puoi vincere nemmeno pareggiare, ma il vero dramma sapete qual è? Che non puoi nemmeno abbandonare. E chi l'ha detto che non puoi abbandonare, ah? Ma... se ci sono i figli. E allora? E allora? Io non mi sono separato. Infatti, tale devo essere ridotto. E come sono ridotto? Sto benissimo. Sono rinato. Sì, sì, rinato. E poi mi chiama alle 3 di notte perché Marisa non ti fa vedere il bambino. Per favore, Ciccio, chiamala tu. Ma finisci, ma, per cortesia. Ma che c'entra? Quello perché quella usa dei mezzucci volgari per vendicarsi. Gianni, diglielo tu, Gianni. Che quella è una donna volgare e lo sa che se mi tocca il bambino, lo sa. Gianni, diglielo tu, Gianni. Gianni, diglielo tu. Io andrei. Ma dove vai, Gianni? Lasciami stare. Dove vai? Ma è mai possibile che ci dobbiamo fare rovinare la vita dalle donne? Bubu, pure straniero ce lo portano. Bubu. Buonasera. Buonasera. Mi sta facendo venire l'ansia questo. La pizza quant'è? Che Coco. Completa, sì, ma quant'è? Quant'è questa pizza? Quant'è? Aspetta, racci 50 euro. Racci 50 euro. Lo vedi questo? Questo è sposato da 6 mesi e già è massacrato, capito? E noi qua siamo tutti massacrati. Sì. Si vede che anche tu, no. Per forza, con questa faccia devi essere massacrato. Per forza, no, dillo, perché noi qua le vedi tutte qua. E fammi parlare. Lascialo parlare, Nico. Tu. Lascialo parlare. Tu, vieni tu. Occupato. Tu, sì, ancora in tempo. Fafangolo. E il gabinetto. Il gabinetto per un uomo è come una liberazione quando va a gabinetto. Che quasi quasi uno per riprendersi cosa fa? Si appoggia con la mano al muro, così. È normale che a quel punto qualche gocciolina esce fuori dalla tazza. Allora lei, la stronza... Dai Pino, dai. No, Gianni, fammi dire. La stronza mi ha costretto a pisciare seduto come le femminucce. Sono Nicola Di Bavi. Sì, Peppino di Capice. Le tettone poi che capi di Capice. Sì, volevo parlare con la signorina. Come si chiama signorina? Non c'è scritto. E non c'è scritto. Che cazzo? No! Con la signorina e basta, ecco. Se era disposta a passare una piacevole serata con un 4. 3! Mi scusi, dalla giuria mi correggono. Sono tua, una troeina, ecco, di giovani maschioni in calove, ecco. Pregasi richiamare il numero, com'è il numero del nonno? 617-3224. Bravi, così avete sputtanato pure il nonno. Sì. L'aspettiamo a presto. Volevo coscere avec moi, volevo coscere avec moi. Mi raccomando, richiama. Ma soprattutto viene perché cosa mi ho messo in male. Ciao.
Che cosa ci volete? Grazie. Prego. Allora che fa arriva? Non esagerare però. Soprattutto... Ha detto che viene subito. Madre. Aiuto, 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 aiuto. Si chiama Yvonne. Yvonne. A me il nome mi eccita tutto. Questa però è una cosa impegnativa. Sì. Sì, sì, sì. Sì. I volti scuri, scuri, proiettiamo ombre lunghe sui muri. Ma cosa? Ma dei animali. Dove? Dove va? Questa cosa mi stai facendo impressione a me realmente. Cioè, questa posizione proprio. E vieni. E viene da prendere, vieni! E viene da pigliare! Ah, vieni qua, fratello, vieni! Dove? Vattene, vattene, vattene! Ma chi è? Vieni! Sì, ma siamo calmati, signorina, non è che... Tutta sua! Piacere, Yvonne! Oh. Vai tu, Pino, vai tu, sei il padrone di casa, vai. Sì, vai. Dai, Pino. T'aiuto io. Oh. Piacere, Pino. Lui è Nicola. Nicola. E lui è Ciccio. Ciccio. Alaimo Vincenzo, piacere. Pino, chi c'è? Perché non metti su un po' di musica? Sì, Pino. Così ci rilassiamo. Bravo, sì, Pino, sì. Metta musica. La musica, musica. Sì, sì. Pino, metti la musica quella lenta e falla durare assai. La musica. Oh, però a casa mia decido io, a casa mia. Vabbè, fai che metti quello che vuoi. Millimetro per millimetro. Piano. Shato. Era aperto. Sapevo, troppa cipudda. Allora, con chi comincio? Coco io!
faccio strada da questa parte. Pino, ma hai già fatto? Pino? Pino? Che c'è, Pino? Che hai? Ti senti male? Che su... Che ha fatto questo? Non lo so. Sorreggilo. Che... Ma che cosa che sei, ma... Che c'è? Vabbè, comunque, è il mio turno, tocca a me. Vai, Giannino, vai. Poi ti racconto, eh. Io penso che la vita debba sorprenderti. Quando meno te lo aspetti, arriva il principe azzurro che ti prende e ti porta via sul suo cavallo bianco. Sì, adesso penserete che sono una stupida, che leggo troppi romanzetti rosa. Ma in fondo che male c'è a sognare un po'? Scusate, vi ho rovinato la serata. No, ma che rovinato, no, no, tranquilla. È più rovinata di com'era. Almeno per un momento ci abbiamo creduto, meglio di niente. Picciotti, la serata è andata come è andata, ma due fili di pasta... Ah sì. A me mi viene un pitito. Dai, Giulia. Alla puttanesca. No, in bianco. Dai, chi mi viene a aiutare? Forza. Vengo, vengo io. Se ti dicessi che ho un posto con un cavallo bianco che ci aspetta. È molto lontano. 12 ore di aereo. I biglietti. Uno ce l'ho qua e l'altro in ufficio. Pino, leggi qua, Pino. Che c'è? Cari amici, che cosa? Grazie per la generosità. Gianni e Giulia. Un ringraziamento speciale a Pino per l'idea. Tu hai stata l'idea della signorina, te lo devi ricordare. No, non te lo devi ricordare. PS, avvertite voi Marina per me. I soldi. Si futtene i soldi. Gianni e Giulia. Giulia e Gianni. Giulia e Gianni. Giulia e Gianni. Gianni e Giulia. Gianni e Giulia. Giulia e Gianni. Giulia e Gianni. Giulia e Gianni. Gianni e Giulia. Ma io scegli lingue. Oh, scegli lingue. Si sono fregati anche i 1.000 euro. Ci si comprerà il cavallo bianco. Mangia, ciccio, non ci pensare. Mangia. Nico, ma tu che dici? Torna per lunedì. Tornalo per lunedì, è vero? È certo che torna. E che fa, non torna? Torna, non torna. Torna. È vero però, Picciotti. Ci vuole un poco di parmigiano, ci vuole... Io ce l'ho messo, ma sempre sciapi sono.